Honkai Star Rail ha confermato quali saranno i 4 stand in rate up del banner di Zele e di conseguenza anche quello delle Lightcon legate ai personaggi. Prima di parlare di Zele, cerchiamo di capire quanto sono importanti o utili i 4 stelle del banner. Natasha è l'unico healer 4 stelle del gioco, ma non prende vantaggi enormi dalle sue costellazioni e visto che ci regalano la prima copia andando avanti con la storia, non è un buon vantaggio per noi averla nel banner. C'è da dire che comunque costellare un personaggio che utilizzeremo in ogni team non è una cosa negativa. Quindi in realtà trovarla non ci fa troppo piacere, ma neanche ci dispiace. Per quanto riguarda Hook, è un buonissimo main DPS fuoco, utile contro tutti gli avversari che troviamo deboli al fuoco. La possibilità di fare danni ad area ed anche di giocare in alcuni casi come sub DPS la rendono un ottimo 4 stelle. Le prime due costellazioni di Hook sono inoltre molto buone, visto che aumenta la durata dei dot e il danno della sua skill. Inoltre, grazie al suo talento, Hook fa comodo anche nel caso in cui abbiamo trovato i mecha nel nostro banner iniziale. Pertanto direi che per noi è un ottimo DPS da trovare, anche se dobbiamo ricordarci che stiamo pullando nel banner di un altro personaggio main DPS. Parlando invece di Pela, a mio parere questa è la vera stella di questo banner. Pela può togliere buff e ridurre la difesa di tutti i nemici grazie al suo kit. È un supporto offensivo a tutti gli effetti, tra l'altro di elemento ghiaccio, elemento complicato da inserire nel nostro team solitamente. Pela anche solo a C0 è un ottimo personaggio, anche perché purtroppo le sue costellazioni non aiutano molto la causa se il nostro obiettivo è giocarla con Sele. Se invece nel banner standard abbiamo trovato Yanxing, questo banner è quasi un must. La costellazione 4 di Pela le permette di ridurre la resistenza ghiaccio dei nemici, che è uno degli effetti più forti quando parliamo di DPS su un Kai Star Rail. Ovviamente questo vale per qualsiasi altro DPS ghiaccio dovesse uscire in futuro, oltre a Yanxing. Abbiamo quindi visto i 4 stelle, quindi abbiamo un'idea di che cosa ti serve o cosa no, anche in base a se abbiamo trovato determinate 5 stelle nello standard. Parliamo di Zele. Zele è il DPS single target con più danni del gioco. Questo senza aver bisogno di alcun supporto offensivo. Fa abbastanza danni da poter ignorare spesso e volentieri le resistenze degli scudi avversari e mirare direttamente a sconfiggerli. Grazie alla sua passiva è utilissima anche quando farmiamo contenuti con più stage e più avversari, visto che guadagni un turno extra quando sconfigge un nemico, che in combinazione con la sua ultimate potrebbe portare a stage dove attacca solamente lei. Zele sta bene con qualsiasi supporto offensivo e difensivo del gioco, ma non ha una vera e propria sinergia con altri sub DPS. Un buon vantaggio che ha lei però è di essere elemento Quantum, essendo che questo elemento è coperto solamente da un'altra unità in gioco, Queen Xue, e che quindi risulta in un buon personaggio per aumentare la varietà di elementi nel nostro roster. Parlando di costellazioni, la sua seconda costellazione è sicuramente la migliore a cui mirare nel caso abbiamo fortuna o se siete dei low spender, visto che permette alla sua skill di staccare speed 2 volte e fargli superare i valori di speed abbastanza alti da attaccare anche 3 volte prima dei nemici. Per concludere il discorso unità, Zele è il miglior single target DPS del gioco, ma siamo accompagnati nel banner da un healer che ci regalano, un altro DPS che probabilmente non useremo visto che stiamo cercando Zele, l'unica nota positiva è trovare Pela, anche in singola copia. Tutto sommato lei è un ottimo personaggio 5 stelle sia da free to play che da low spender, che da whale in realtà. Se vi piace pullarla non è assolutamente un errore. Parlando invece delle Lightcon legate ai personaggi, purtroppo le Lightcon 4 stelle in rate up non sono un granché e sono facilmente sostituibili, ma questo non vale assolutamente per In the Night, la Lightcon di Zele. Questa Lightcon è la migliore arma che un personaggio del ramo The Hunt possa usare. A R0 da free to play ci dà 18% di crit rate, 36% di danno alla skill e all'attacco base e 72% di crit damage sulla ultimate, a patto che raggiungiamo 60 di speed sopra i 100. Cosa che è tranquillamente fattibile con le relic e con personaggi che si buffano alla velocità, oppure semplicemente giocando Asta nel nostro team. Questa è sicuramente una delle migliori retcon del gioco per il ramo dell'Hunt e suppongo lo rimarrà per un bel po' anche in futuro. Ho sempre pensato quasi di mirare la Lightcon prima di Zele, ma poi penso sempre che in beta voi entrambe, quindi non mi sarei davvero reso conto della cosa. Vedete un po' voi cosa volete fare e fatemela sapere nei commenti. E per il video è tutto. Volevo semplicemente fare un recap del banner e dirvi cosa ne penso delle varie unità. Come sempre il mio consiglio è andare per quello che vi piace, visto che non c'è veramente bisogno di pullare correttamente per affrontare le parti più difficili del gioco, ma solamente di tempo, costanza e comprensione delle meccaniche. Io penso che opterò per Zele in uno dei due account che utilizzerò, ma vedremo. In ogni caso, se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, mettere mi piace, commentare ed iscriverti al canale mi aiuterebbe tantissimo. Per il resto vi ricordo che potete trovare tutte le mie guide su Honkai Star Rail, qui sul canale o sul mio Discord, e se avete domande potete venire a farle anche in live su Twitch. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!